comunità solidale, dal momento dello scoppio del conflitto in Ucraina, si è subito mobilitata e ha trovato un'ampia collaborazione da parte di colleghi e agenti. Abbiamo scelto di attivare una raccolta fondi straordinaria e abbiamo scelto di coinvolgere RASOM, che era l'associazione più vicina a noi dal punto di vista territoriale. Diciamo che la conoscevamo un po' meglio. Le cose capitano nel momento giusto, quando quando non te lo aspetti, ma ti arriva all'improvviso, ecco, diciamo così. È sicuramente diversa perché non ha puntato alla raccolta di medicinali, di abiti o di derrate alimentari. Ha raccolto fondi e ha chiesto all'associazione che più si esponeva sul territorio cosa ti serve, cosa potrebbe essere utile. E la risposta è stata: regaliamo a dei bambini che hanno vissuto mesi orribili, e regaliamo una bella esperienza e una bella vacanza. Questa ospitalità in questa struttura è davvero molto importante per loro, è per questo che l'intervento di Ita Solidale è stato fondamentale, perché permette a questi bambini di, tra l'altro, di incontrarsi con altre bambine e bambini, di vivere in un luogo che è un luogo di incontro, di amicizia, di sincerità reciproca. Quindi, insomma, in buona sostanza è un posto di pace.